Avete suonato alla porta di Halloween! Lo spirito di Halloween! Cosa ci fa lui lì? Come fa? Diventa invisibile! Cibo mostruoso e terrificante! Ci sono anche i ragni! Pizza mostro! Creare una vera zucca di Halloween! Siamo pronti! Halloween! Vi piace? Quanto avete imparato di Halloween? Dracula! Speriamo bene! Abbiamo perso 4 3 4 diventa un clown. Fantasma spaventoso. Sono un fantasma. No, niente, scherzetto. Aspetta, no, guarda che era bello. Scherzo riuscito. Vai. Ciao. Sento lo snow e uno super lei. Where the hell we go? Ready on the way. Na 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 na. Ehi, che c'è? Buon Natale, Dominique! Cosa? E felice anno nuovo! Addirittura, Eric, oggi è giorno 1 novembre. Lo so. Giorno 1 novembre. Ieri è finito ottobre e oggi è iniziato novembre. Ok, ci siamo in questo. E quindi, non pensi che sia un pochino troppo lontano il Natale? Sì, lo so, in effetti hai ragione, mancano poco meno di 2 mesi. Però, sai qual è la cosa più importante, Dominique? Che Halloween è finito, quindi se comincia a festeggiare il Natale, significa proprio che Halloween è terminato, finito, ciao, via, fuori Halloween, ciao. Ma non sei credibile con tutte quelle cose lì dietro? E anche la maglietta di Natale. Oh, sì, l'ho cercata e l'ho trovata. Jingle bell! Basta! Ma sei impazzito? Non sappiamo ancora nemmeno se lo spirito di Halloween è qui. E tu cosa fai? Ti metti a canticchiare canzoni di Natale e vestirti in questo modo così natalizio? Ma vuoi forse farlo andare su tutte le furie? E tu pensi che si arrabbia, ma Halloween è finito. Sì, secondo il calendario sì. Ma guardati attorno, la nostra casa è ancora piena di decorazioni di Halloween, quelle che ha messo lui. E lui, il nostro adorato uomo zucca, potrebbe essere qui, in qualunque angolo. Quindi togliti questo no, no. cappello, togliti questo cappello. Il mio cappello! No! Ma è Natale, quando arriva, arriva. È presto! Vuoi che lo spirito di Halloween si arrabbia dopo tutta la fatica che abbiamo fatto? Corri lì dentro e cambiati quella maglia! Si accendono e si spengono le luci di Natale. Si accendono e si spengono. Sì. Ma sei impazzito? Vai, vai! Ascolta quello che ti ho detto, vai, corri! Vado! No, pure qui dietro la maglietta di Natale. Ti piace? Sbrigati! Ok. Ma come gli vengono certe idee? Speriamo che lo spirito di Halloween non ci stia guardando. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric! E io sono Dominique! E che siamo la Dino, che siamo la Dino! Insieme! Me la metti la canzone di Natale? No! Ti prego! No! Un secondo! No! Effettivamente, oggi è finito Halloween! Ieri è stato l'ultimo giorno! Basta! Non c'è più! Basta Halloween! Se ne parla l'anno prossimo! Anzi, oggi è festa! Auguri ragazzi! Auguri a tutti, buon anno onomastico! Lo spirito di Halloween ci ha tormentati tutto il mese costringendoci a festeggiare Halloween con sfide di Halloween, cercando di farci capire qual è il vero significato di Halloween! In realtà è dall'anno scorso che lui ci prova a fare questo. Ma oggi noi pensavamo, in realtà speravamo, di svegliarci e di non trovare più niente di queste cose.
speravamo che togliesse tutto quanto così all'improvviso come l'ha messo. Ricordate, siamo entrati qui e abbiamo trovato tutto questo. E magari se rimette anche a posto le nostre vecchie cose non sarebbe male, giusto spirito di Halloween? Capito, se puoi farlo e non ti costa nulla magari. Ma invece no, è tutto qui, ancora, perché? Magari lo spirito di Halloween è entrato in vacanza dopo la notte del 31 ottobre e lui non lavora più. Quindi dobbiamo sistemare noi. Sì, ma come facciamo ad essere sicuri che invece non sia qui? Ricordate, così strano, appare, scompare, è ovunque. Come facciamo a sapere se possiamo togliere queste cose e se invece volesse tormentarci ancora? È finito Halloween, avrà un calendario, no? E anzi ragazzi, voi lasciate like se come noi non vedete l'ora che sia Natale. Lasciate like qui sotto adesso nel pollicione e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessuna nostra avventura. Anche quelle di Natale, quelle di Capodanno, quelli della Befana, Carnevale, tutte, tutte. Facciamo così, prima di fare qualunque cosa, chiediamoglielo, parliamone, è sempre meglio parlarne. Giusto, giusto. Spirito di così. E come lo chiamo? Non ho il suo numero. Ma col campanello di Halloween, no? Ah, giusto! Cosa? Dobbiamo suonarlo, ma fa paura quell'occhio. Proviamoci. Suoniamo il campanello, lui si presenterà qui in qualche modo e lo informeremo gentilmente che Halloween è finito. Vado? Ok, ok, vai. Però gli parli tu. Oh, dai, Eric! Quindi? Quindi? Dovrebbe aprirsi l'occhio e fare una strana risata. Riprova. Più forte? Ancora? Più volte? Due volte? Due volte di seguito? Tre? Quattro? Non funziona. Com'è possibile? Ehi, occhio! Ehi! C'è qualcuno lì dentro? Scusi, signor occhio! Ehi! 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 Dindo! Ah! Ah! Perché lo hai fatto? È stato bruttissimo! Oh! 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 Fa meno paura adesso che non funziona! Ma che è successo? Non parla, non ride, non si muove da solo, non si illumina. Ricordate, da quest'occhio usciva una luce. Non aprirlo più, per favore, ti prego, basta. Ha tipo perso la sua magia. Sì, quello che lo faceva funzionare. Ora sembra semplicemente un pezzo di plastica. Non è più inquietante e spaventoso. Potresti non sbattere, lo sai? Io ti assicuro che non l'ho rotto io. Non l'ho rotto io, non mi è mai caduto. E poi neanche lo tocco, mi fa paura, impressione, terrore. Sì, sì, ci credo, ci credo. Però, pensaci un attimo. Ricordate le parole dello spirito di Halloween quando lo abbiamo premuto la prima volta? Ci ha detto che avevamo suonato alla porta di Halloween, questa qui, e Halloween ci ha risposto. Ma adesso che Halloween è finito, è andato in ferie? Halloween è in vacanza? Che vuoi dire? È come un negozio in ferie, è chiuso e ha addirittura staccato il campanello. È questo che è successo, Halloween non risponde più perché non è più Halloween. Wow! Quindi è finita! Quindi non c'è più modo di parlare con lo spirito di Halloween! No! Almeno fino all'anno prossimo! Non penso si farà vedere più! È tutto finito! Stop! Non funziona più il campanello! Ah, nessun collegamento! Via! Sara, però perché continuo a sentirmi osservato? Come se avessi degli occhi puntati? Ah, non fare il solito fifone! È una tua impressione! Purtroppo però a quanto pare tocca a noi sistemare tutta la casa e togliere tutto questo. Dai, mettiamoci al lavoro. Quindi non c'è nessuno. Io devo togliere queste cose? No, non puoi farlo tu, Dominic, io ho tantissime cose da fare. Devi aiutarmi, perché devo sempre fare tutto io? Non è che per non aiutarti, è solo che ho paura. Iniziamo, poco per volta. Ma cominci dalla testa. Raccogliamo tutto quanto, faremo uno scatolone e posiamo tutto. Certo, prima le cose più inquietanti. Dai, non stare lì, aiutami, no? Va bene. Cosa? Eric! Che c'è? Ma cosa fai? Perché l'hai rimessa di nuovo a posto? Dai, aiutami! Veramente io? Non sono stato io. Come avrei potuto fare? Stavo guardando te. Sì, certo. E magari cammina da sola. È una testa, non ha nemmeno i piedi. Stai facendo così solo perché hai paura. Hai paura che togliendo le cose lo spirito di Halloween si arrabbi? Sì, ho paura. Anzi, ho paurissima. E adesso ancora di più. Perché non sono stato io? Voi ragazzi mi credete? Non sono stato io. Non so come sia stato possibile, ma la testa si è spostata da sola, da sola, da sola. Ah, sì, certo. Allora vediamo se cammina da sola davanti. No, 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 ti prego, Dominic, rimettila a posto. Dai, Eric, leviamo tutto. Piano, con delicatezza, sono sempre cose di...
di Halloween. Ragazzi, io ho uno strano presentimento. Dominique la sta prendendo troppo alla leggera. Solo una cosa, Dominique. In questo momento non posso aiutarti perché devo andare in bagno. Cosa? Mi scappa la pipì. Però torno, tornerò e ti aiuterò. Anzi, farò più cose di quelle che ti stai facendo. Scappa la pipì proprio adesso. Sì, adesso muore. Ok, ma torni, giusto? Oh, sicuramente. Ok. Non so perché, ma penso che non tornerà mai più. Ah, il solito Eric. Continuiamo a sistemare noi. Finalmente stacchiamo tutte queste stupide ragnatele. Ci sono i ragni. Che schifo, perché devo toccare io questi ragni schifosissimi? Ho distrutto tutto. Vabbè, togliamo. Basta che togliamo queste ragnatele. Ah, non ne potevo più. Anche da qui, via. Tutto via. E staccati, staccati. Togliamo questi stupidi castelli inquietanti. Non sono per niente inquietanti. Via tutto quanto, tutte queste cose mostruose. Via, via, via. Ah, anche qui ce n'è altre. Sono ovunque le cose di Halloween. È proprio riempito tutto quanto. Ovunque, ragazzi, guardate. Dopotutto io ci sono abituata a sistemare da sola, no? Basta togliere tutto quanto. Eric, sei ancora in bagno? Ah, ne dubito che tornerà. Caro vampiro con la stessa faccia di Eric, è ora di salutarci. Via, stacchiamolo. Ecco, bravo, tu andrai a dormire da un'altra parte. E adesso la cosa che più detesto. Ragno gigante e peloso, a noi due. Detesto toccarlo. Non vorrei toglierlo io, ma forse è giusto così. Per l'ultima volta lo prenderò e lo poserò dove non dovrò vederlo mai più. Piano piano, cerchiamo di non toccare le zampe perché mi fanno davvero paura. Che schifo, che schifo, sembra che si muova da solo. Ok, mi sta toccando il braccio. È bruttissimo, appoggiamolo qui. Mettiamolo qui, sarà Eric a metterlo in una scatola. Quante cose, giusto? Stavo per dimenticare le zucchette. Anche voi, via. Anche voi nella scatola. E adesso a noi due, signora strega. Tu in fondo mi piacevi, sei carina, però dobbiamo decisamente toglierti. Cosa? Vedete anche voi la stessa cosa che vedo io? Non c'è più! Era qui! Io l'ho posato qui! L'avete visto tutti! Era qui un secondo fa! Perché adesso è lì? Il ragno gigante di nuovo appeso! Com'è possibile? Chi lo ha appeso? Eric, sei ancora in bagno? Oh mamma, se non è stato lui, il ragno di certo non può essersi appeso da solo. Forse Eric aveva ragione. Dominique, dobbiamo parlare di questa situazione. So che non mi credi, ma sono successe cose strane. Anch'io devo parlarti. È strano da dire, ma penso che forse potresti avere ragione. Cosa? Che ti è successo? Vieni. Vieni qui, non voglio che ci senta qualcuno. Poco fa ero in bagno, mi stavo sistemando i capelli e... mi è scomparso il gel. L'avevo in mano e poi non c'era più. Sì, sì, so di che parli, è successo anche a me. Anche a te è scomparso il gel? No, non il gel, però insomma, forse è anche peggio. Secondo me, Dominique, dovremmo fermarci a pensare, perché quello che stiamo facendo è per... Lo spirito di Halloween? Che ci fai qui? Ciao! Come stai? Ciao! Noi abbiamo provato a chiamarti, però insomma non rispondevi. Volevamo... È stata lei! È stata lei! È stata solo lei! Io non volevo togliere niente! Nulla! Non ho tolto nulla! Eric! Davvero credimi? Lui, certo. Lui stamattina cantava le canzoni di Natale! Io le canzoni di Natale? E anche bugiarda! Smettila! Non è assolutamente vero! Non è vero! Si sono tolte da sole! Non è stata lei! Eric, me la paghi! Tranquilli, sono qui per dirvi che Halloween è finito. Siete stati bravi e quindi, prima di salutarvi, ho deciso che vi mostrerò la mia vera faccia. Cosa? Davvero? Mi toglierò la maschera. Wow, grazie!
Effettivamente, io te lo volevo chiedere, però sai com'è, non è che dici alle persone mi fai vedere la tua vera faccia, quindi ecco. Eric, non essere troppo invadente. Beh, se vuoi tu, cioè, per noi è uguale, non importa. Sei una non tua è mai scelta. Importato completamente, giusto Eric? È importantissimo, sono curioso. Siamo felici comunque di essere stati bravi e di aver imparato finalmente cos'è Halloween. Se vuoi condividere questo con noi, prego. Eric. Sì. Siamo qui, ti ascoltiamo. Ti vediamo. Ah, quindi lo fai? Se la stanno vedendo? Non ci posso credere. Oh, ci siamo quasi! Sono senza parole. Perché lo sta facendo? Non ne ho idea. È uno dei momenti più importanti della mia vita. Perché tutto questo tempo? Ci vuole un po' di attesa, non pensi? Crea suspense. L'ha tirata! Perché? Ehi, ma... cosa? Dove è andato? È scomparso! Era qui! Un secondo fa! Ci ha lasciato la sua maschera e se n'è andato! Ma che significa questa cosa? Che significa? Perché l'ha tirata? Cosa significa questa cosa? È la sua faccia? Tu hai visto qualcosa? No, non l'ho visto! E voi ragazzi siete riusciti a vedere qualcosa anche di sfuggita? Un dettaglio, qualcosa? Se n'è andato troppo in fretta. Dove sei? Dove sei? Perché ridi? Dove che sei? Che significa? Che ci ridi? Spirito! Non c'è! Non lo vedo! Dov'è? Dov'è? Lo vedi? Voi ragazzi lo vedete? Lo vedete da qualche parte? È il mio ultimo scherzetto di Halloween! Cosa? Cosa? Quindi niente faccia? È scomparso! Stavo mentendo! Tornerò! Ci vediamo l'anno prossimo! L'anno prossimo ci ha presi in giro di nuovo per l'ennesima volta. E quindi se n'è andato così? Ci ha lasciato solo una maschera, la casa suo quadro e la promessa che ci rivedremo l'anno prossimo, il prossimo Halloween. Non era un addio, è solo un arrivederci. D'insieme, d'insieme, d'insieme.